Allora, noi ci troviamo nel distretto di Peking, siamo a nord di Berlino e come si vede qua, questa qui è la zona di occupazione francese. Questi che vediamo qua invece sono una planimetria che mostra gli altri impianti bunker di questa tipologia, ossia impianti bunker che sono stati riammodernati o riattivati o ricostruiti ex novo in funzione dell'arma atomica. A Berlino ce ne sono 23. Il bunker di Pankstrasse, questo impianto, rientra fra questi bunker qua. Due impianti nello stesso luogo. Il motivo è tecnicamente strategico. Il discorso è che qui siamo molto vicini alla Bernauer Strasse. La Bernauer Strasse altro non era che il confine con la DDR, con la Repubblica Democratica Tedesca. Allora, era possibile che su questa strada qui, sulla Brunnerstrasse, in caso di volontà di occupare Berlino Ovest da parte della DDR, i carri armati potevano prendere la Brunnerstrasse, arrivare probabilmente fino a qui, a Peking. Abbiamo detto sono due stazioni di metropolitana, più o meno sono 1,8 km, 1,9 km, e da qui procedere in direzione del centro dell'Ovest, Zoologischer Garten. Talk about Berlin today, in a sense, and what's actually happening now, sort of like a contemporary history tour, why the city is so incredible, why people want to live here, why it's such a fashionable place. So. Giant gray canvas, right, 165 kilometers long. And when the wall was, you know, built, it wasn't built on the border, it was built a meter to several meters behind the border. So you have this sort of no man's land, or this area that was sort of this free zone, in a sense. So the border's here, you know, I'm in West Berlin, now I'm in East Berlin. And now I can paint the wall. And a police officer would come over and be like, nah, can't paint there. And I'd be like, yeah, actually, yeah, can. You know, and you paint the wall. So this kind of culture moved in the city when the wall comes down. They kind of cross over, artists are coming into East Berlin, and they started kind of reappropriating the city. Allora, qui ci troviamo in una zona particolare dell'impianto. Perché questo corridoio che vediamo qui non è stato soggetto ad ammodernamento. Quello che si può vedere quindi in questo corridoio è un particolare, che è questa vernice fluorescente, cioè una vernice che ha la caratteristica di catturare la luce quando c'è e di restituirla quando questa non c'è più. Quindi l'accorgimento fu quello, già nel 41, di andare a distribuire questa vernice nelle zone più importanti. Quindi quali erano? Sicuramente erano le pareti, bastava una piccola striscia di vernice. Ich male die Zahl 6 und auch aufwendigere Gestaltungen. Die Zielsetzung ist die mit meinen Malereien und Gestaltungen Leute zu ermutigen, intensiver über ihr Tun nachzudenken. Allora, qui noi ci troviamo già all'interno del bunker, perché uno dei problemi delle Gasschleuse era che, come vi spiegavo, bisognava aspettare 7-10 minuti che l'aria venisse completamente ricambiata. Però quanta gente poteva entrare in una Gasschleuse? Ne potevano entrare 30 persone, 40 al massimo. Quindi nei bunker di nuova generazione come questo si cerca di risolvere il problema di introdurre le persone ancora prima. Le metropolitane che cosa facevano? Entravano qua dentro e qua dentro sostavano. Quindi apriva le porte, chiudeva la macchina, nel giro di pochi minuti i condotti della metropolitana si serravano, venivano chiusi e diventavano un condotto stagno. Gli altri invece, che non si trovavano nella metropolitana, dovevano fare una Gasschleuse, una Schleuse. E di queste Schleuse ce n'erano 5. Allora, questa qui era la postazione dell'operatore. Abbiamo detto che per far funzionare una Gasschleuse o una Schleuse
in un bunker moderno servono due operatori. Tramite questo sistema, qui c'è scritto su, significa chiudere, io posso aprire la porta. Adesso la richiudo. Adesso la sluice è terminata, quindi le persone sono entrate e sono anche, hanno fatto tutto quello che devono fare e sono all'interno del bunker.